2 giugno del 2015, festa della Repubblica Italiana e giorno in cui nel 1932 nacque mio padre. Piazza Pitagora a Torino, dopo il tramonto, era satura del profumo dei tigli. C'era una luna bella grassa in cielo, ma gli angoli della piazza, il bar, i muri dei palazzi erano bui. Anche ore dopo, in un altro punto della città, Corso Brescia, era gonfio del profumo che il tiglio rilascia nell'aria calda. E così era in tutta la città, in ogni ora senza vento, nei suoi viali inondati di fogliame, quando attraversi attento, sebbene le strade siano deserte. Anno dopo anno, la fioritura di questi alberi sembra far ricordare scene passate, ma è difficile fissarle e renderle certe. Sono alla fine suggestioni legate ai luoghi, ai viali, alla primavera in cui finiscono le dannate scuole. Dietro i casamenti, girato l'angolo dell'isolato, pannelli lampeggianti segnalano i centri massaggi silenziosi, luci al neon, blu. C'è una stanza oltre la porta, poi altre porte. Nel retro lavorano puttane cinesi. Qui ci abitava una mia compagna di studi con la sua famiglia. Passavo a trovarla certe mattine e se ne stava a letto e parlavamo. Suo fratello era molto simpatico, come lei del resto, e come tutta la famiglia. Il padre l'ho conosciuto poco. Era un periodo in cui si andava, anche di sera, in una casa anni 30, in riva al fiume. La padrona di casa emanava in certe sere una bellezza primordiale e in altre sere sembrava vecchia e stanca. Così il risultato era che di volta in volta era irriconoscibile. Ebbene, tanti ma tanti anni dopo ci siamo rivisti. Andava poi a fare un viaggio in California e più o meno nello stesso periodo ci sarei dovuto andare anche io. Nei messaggi che ci si era scambiati in quell'occasione comparve l'espressione Pacific Palisades, che da allora non mi ha più lasciato. Mi ha seguito come un cagnolino, come quei fazzoletti che un tempo si annodavano al dito per ricordarci di ricordare qualcosa. Pacific Palisades, un distretto occidentale della città di Los Angeles, messo lì tra Brentwood, Malibu, Topanga e Santa Monica. Un luogo mescolato al suono del suo nome, una scena oceanica dalla costa, ma con dentro, all'interno, un nocciolo, un seme, qualcosa che vuole fiorire, che chiede a qualcuno di farlo aprire, di lasciargli dire quello che ha da dire. Pacific Palisades. Dentro ciascuno di noi c'è un territorio. Non sappiamo quanto sia segreto, ma è simile a un midollo. Appare dopo l'ultima difesa dura dell'osso. In questo spazio nasce continuamente non sai cosa e non ha un centro, forse è il centro. Quel territorio è dove si nasce di continuo. Chi lo raggiunge può farne razzia. Non possiamo erigere muraglie a sua difesa, perché ci sono già, sono le ossa. Eppure qualcosa come un limite viene il sospetto che si possa allestire in qualche modo. Non tanto un confine quanto un parapetto, una ringhiera fragile, che dia solamente un segno spazzabile via, ma un segno, un confine, anche all'interno di ciò che non ha differenze. Il territorio dove continuamente si nasce.
volendo planare in questo vuoto per vedere com'è fatto. Abbiamo tutti bisogno di chiamare, di convocare accanto a noi le persone che sono state vive. Le chiamiamo per farci aiutare. Prendiamo la donna che va nei bar. Esce di casa. Quando è sul marciapiede ha un attimo di incertezza. Se prendere a destra o a sinistra. Non cambia molto perché o fa un giro in senso orario o lo fa in senso antiorario. Ma in tutti e due i casi passerà dagli stessi bar, solo in ordine diverso. E prendiamo a sinistra, dice, verso l'ombra, con il sole alle spalle. Che grande conforto. Uscire di casa e pensare che fatti quattro passi nell'aria profumata saresti entrata in uno di quei bar e lì riconosciuta e salutata. La tua verve naturale, la propensione alla battuta e il timbro di voce con un tintinnare di sonaglio nella gola aprivano immediata la comunicazione con il barista, con gli altri avventori. E il tempo passava e il pomeriggio declinava. Uscivi dal bar e passeggiavi lungo il viale. Attraversavi sulle strisce verso dove il suolo della città leggermente era in salita e raggiungevi un incrocio. Già le luci del cielo si erano fatte più radenti, non era ancora sera, ma l'aria aveva preso un punto di frescura che ti piaceva. All'improvviso stavi ferma per il semaforo che era rosso e le automobili passavano davanti a te e le guardavi e forse ripensavi alle antiche ferie al mare con la strada, sempre percorsa da veicoli, che rumoreggiava alle tue spalle mentre scendevi alla spiaggia e così, trasportata dai pensieri, rivivevi l'estate. Poi veniva il verde e ti riportava al presente, forse primavera, forse autunno, ma con un sapore in bocca che restava lì, dal passato. Raggiungevi un'osteria, davvero molto accogliente, con i suoi scaffali di legno scuro e lucido e forse profumato, e i vetri colorati, le bottiglie tutte bene scaffalate, lo specchio alle spalle dell'oste, con pubblicità di un tempo passato, le vecchie imposte, le lampade ancora spente, i giocatori con mazzi di carte. Un ambiente immotivato, ma appunto accogliente, più discreto. Sì, certo, ti conoscevano anche lì dentro, però c'era più distanza, quasi deferenza. E a te piaceva. A te piaceva tutto, perché la tua sete era travolgente, solo pallidamente estinta dalle bevande, solo parzialmente assopita dall'alcol. La tua sete era perenne, era come una fame, era come il volo del falco che cerca la preda e volando si distende. Trapassava il vetro una luce calante verde, oppure gialla, a seconda del vetro. La mescita era silenziosa, l'oste scompariva dietro il muro alle sue spalle, poi tornava con un canovaccio in mano, senza dire niente. Senza chiederti niente. E diversamente dal bar di prima, e diversamente dal bar di dopo, ti rasserenavi nell'accoglienza che tanto profondamente cercavi, che tanto dolorosamente desideravi.
Poi ti bastava un attimo di calore e il mondo ti scintillava di nuovo davanti. Tanti anni erano passati e non ne vedevi molti davanti a te, perché qualcosa che potevi ancora sopportare stava dentro di te lievitando. E fino a quando l'avresti contenuto? Intanto un poco di alcol ti scaldava, poche parole nell'osteria, un saluto, un po' di monete, poi via, fuori, sul corso verso una nuova osteria, un altro bar. Nella tua testa qualcosa si rilassava, il mondo intorno si modificava, si ammorbidiva, la luce si abbassava. Tra poco si accenderanno i lampioni, alcuni sono circondati dai rami, e quei rami, illuminati dalla lampada comunale, porteranno le loro foglie molto più avanti negli autunni delle foglie degli altri rami. Anche tu hai bisogno di luce, mentre cammini rasserenata in cerca di altro vino o grappa o birra, e mentre la luce del cielo si spegne, aspetti con amore quella dei lampioni. Sei sola, sei molto sola. Questa cosa cresce dentro di te. Gli occhi umidi guardano le strade, inspiri il profumo dei tubi di scappamento, si mescola chissà cos'altro. Attraversi la strada quando il semaforo è verde. Tutta la grande scena degli alberi che accompagnano i lati delle strade ti accompagna e un poco ti contiene. Respiri forte, inspiri con coraggio. Pensi che tra poco sarai a casa, nelle tue stanze piene di bambole e bamboline, le soprammobili vezzose, piccolini, i fumetti un poco porno lasciati sotto il letto, le ombre nel corridoio buie, nelle rientranze dei muri. La luce elettrica verrà per un conforto che per adesso rimandi con un gesto, cioè punti un altro angolo di vie dove di fronte alla chiesa brutta c'è una pergola frusciante e fresca dove ti siedi, ti lasci, respiri e guardi. E tra le foglie della vite sembra di essere davanti al Duomo e non al sagrato di calcestruzzo, mal calpestato. Ordini da bere nell'ultima stazione. Poi tornerai per le scale bianche del mancorrente scuro, lisciato, ligneo, duro, nella casa silenziosa. Una replica di quella in cui abitavi con la famiglia, con tuo padre e tua madre e i tuoi fratelli, poi solo con tua madre e con tuo padre, poi solo con lei, poi sola. Rivedi la figura del tuo uomo, che finalmente avevi avuto compagno in casa dopo anni svirgolati, e tornavi finalmente a casa pensando a lui, il tuo uomo, che una sera però stava lì per terra accanto al frigo aperto, morto. Quanto poco era durata quella felicità così spremuta, subito rinsecchita. Ma c'era stata. E la tua casa ora era quasi uguale a quella, solo una scala più in là, un piano di differenza, stesso palazzo, una sistemazione simile e in qualche misura bella, piena di pupazzi ormai. Bevi mentre viene buio, devi andare, ma ancora per un poco. Stai.
Vedo la pergola dove la donna beve il suo bicchiere serale. Vedo la brutta chiesa oltre la strada. Sul suo sagrato di calcestruzzo, in un altro tempo, tempo di guerra, vedo un giovane seduto a terra affranto, vicino alla chiesa, appoggiato alla chiesa con la schiena, allo sguardo assente, o meglio, fissa un punto preciso dove gli altri non vedono però niente. Vedo questo giovane e mio padre. Era il terzo. La donna che va nei bar era la quinta. Erano 6, 5 maschi e una femmina. È stato il secondo a raccontarmi questa scena. Di suo fratello, mio padre, affranto, traumatizzato, per aver visto un morto ammazzato, fucilato, credo, uno morto di morte violenta. Fissava un punto nel campo visivo di se stesso, il punto dove il morto aveva fatto irruzione nelle sue retine. Ora lo sento. Così vicino e intimo, quel ragazzo. E vado dentro la memoria a prendere immagini di lui. E lo vedo. E lo riconosco. E lo capisco. Vedo che i suoi occhi guardano le cose. Ma che tra quelle cose ce n'è una che vede solo lui. Io penso che sia quel morto ammazzato. Sento che la sua mente è un'area irraggiungibile dove rimane impressa la scena. E sembra incredibile. Io sono perfettamente sovrapponibile a lui. Il punto del suo campo visivo è il mio. L'area della mente è mia. Com'è difficile distanziarsi, papà. Non capivo a quale distanza stessi tu ed io. Spesso ritenevo fosse enorme per il senso lacerante di mancanza. Talvolta l'ipotizzavo minima, come quando guidavi con me al fianco per la città negli anni 60. Non capivo se era poca o tanta e in quale direzione o senso fosse. Mi lambiccavo e non lo capivo. Perché quella distanza non c'era. Era entrato nella tua zona dove si continua a nascere, quel morto, violentando la tua difesa, la tua pacifica, palizzata, violata. E lui ti si era annidato nel midollo. Continuavi a nascere. Tutto questo concerneva me, che simile a una sala alta, lunga, larga e illuminata, ero visitato dai convocati al ballo che parlavano tra di loro con tutte le voci che salivano in alto, raccolte in un vapore, ondeggianti, accanto ai finestroni. Vibravano tra le mie pareti tutte le somiglianze di famiglia e nella visione che appariva, parlando con la figlia del secondo, mia cugina, un giorno di tepore lungo un ponte, consideravamo insieme, guardando luogo, che forse, ma proprio forse, se avessero demolito quel lungo muro di mattoni anneriti di fumo, di polluzione delle gomme, se lo avessero abbattuto prima e avessero cominciato prima a costruire quella strampalata piazza con la multisala, il supermercato e le case intorno, con le loro colonnine, eccetera, se avessero distrutto quella fabbrica totale a cui afferiva anche il palazzo dove vivevano i nostri padri e i nonni, se avessero
deciso prima la demolizione della babelica immensa fabbrica, forse la donna che andava per i bar avrebbe avuto, uscendo di casa, una visione totalmente nuova dell'ambiente, dello sfondo su cui proiettare le sue camminate. E nella sua mente qualcosa avrebbe preso un altro posto, una specie di novità che ti distrae. Invece, per un gioco dei tempi, no, sempre l'identica visione le appariva uscendo dal portone e pertanto non fu distratta dalla sua decisiva decisione che prese un giorno salendo le scale invece di scendere in strada per andare nei bar. Aveva con sé una sedia, saliva all'ultimo piano. Per la scala la videro i vicini, le chiesero cosa stesse facendo. Lei rientrò in casa. La riprese un altro giorno, scale, sedia, ultimo piano. Nessun vicino, nessuno per le scale. All'ultimo piano sistemò la sedia, senza la quale sarebbe stato troppo difficile salire sul vano del finestrone. Aperto il vetro, passò di fuori. Nessuno per le scale, nessuno in strada, nessuno in fabbrica, nessuno in casa. Così fu l'aria reclusa tra il palazzo e la fabbrica che le scompigliò i vestiti e i capelli, ma i pensieri forse, quelli no. Quanto rapido l'arrivo del selciato, quanto disabitato il quartiere. Mentre non sappiamo se fosse per chiudere un libro o per aprirne un altro, che lei aveva volato. Forse è quel territorio dove continuamente nasciamo che cerchiamo di ritrovare nel vetro del bicchiere. Il territorio che un nemico ha un tempo raggiunto e violato, che continua a vivere, ma restando turbato. Potrebbe essere un'urna messa chissà dove, nella quale il nostro punto sorgivo continua a zampillare, ma in cui una mano profanatrice si è immersa, come le mani dei balenieri del Picot, nel prezioso spermaceti, dopo aver varcato limiti e confini. Il nemico è già dentro, dentro le mura, bastioni inutili, e si avvicina al nostro punto vitale. Possiamo tracciare un segno che vale soprattutto per noi stessi, erigere fragili, trasparenti, pacifiche, palizzate, per aiutarci a ricordare che chi le varca ha la possibilità di straziare questo luogo e chi le varca può essere mosso da forze differenti, sovente dall'amore. E allora dove le sistemiamo queste pacifiche, tranquille, ipotetiche palizzate che l'onda trapassa e poi ritorna via? Nella casa di fronte alla fabbrica, il padre di mio padre, dei suoi fratelli e di sua sorella, in un tempo andato, si intossicava nei reparti danteschi dove i fumi erano grassi e andavano dritti nei polmoni. Miscelavano copertoni. Il primo gli portava latte e anice,
a suo padre, perché questa miscela sembrava stoppare l'altra mescola mefitica che scendeva nei polmoni, nel fegato e nella mente. E comunque gliela portava al lavoro. Immagino la scena, affumicata torinese di città muscolarmente industriale, e latte e anice per tornare a respirare, per riuscire a non vomitare. Nelle luci ferme della casa, fratelli, sorella, padre, madre, un sentimento impassibile, un istinto sessuale, una spinta, un calmiere nella pinta del vino, e poi ricominciare, emergere per primo dalle nebbie del nero fumo, bere latte e anice. Dov'è il mio Signore? Fuori da tutte le religioni, che sono incidentalmente il dramma dell'umanità. Lo cerchiamo nella mamma, lo cerchiamo nel papà, lo cerchiamo in ogni dove. Dentro l'amore possono essere impacchettate altre cose. In ogni cosa ci sono tante cose, siccome tutte le cose sono un'unica cosa. Ogni confine può essere oltrepassato, ma lo spazio continuamente sezionato. L'aggressore ha vinto, è entrato. Ora segnaliamo che qui, non oltre, ma quello passa ancora. Forse si ritrae, forse continua a penetrare, a violentare, a profanare. Allora facciamo un altro segno, più interno ancora, ma quella forza inonda ancora. E così, come salendo come capre, rinculando sul dirupo, ridefiniamo vellutate, palizzate, che forse saranno oltrepassate, mai rispettate, ma noi continuamente le dobbiamo reimpiantare, se ci è dato il tempo, o almeno riprogettare. Segnare, disegnare. Pensare. Immaginare. C'è stata questa onda che è più robusta delle altre, è arrivata, spumeggiata. E si
sensazione di grande. Tracciamo qualcosa dove batte il mare trascinando sulla sabbia un tallone. Quando l'acqua arriva cancella tutto, poi se ne va. Ricominciamo a tracciare un segno, poi l'acqua arriva e se ne va. Se al di qua di questo segno ci sembra tua infinita intimità, ecco che l'acqua ti violenta, anche se poi come se ne va. E di questo in qualche modo parlavamo, la figlia del primo e io, in un ristorante di pesce sul 45esimo parallelo nord del nostro pianeta. Suo fratello, il maggiore di noi cugini, era un atleta, nuotatore, un agonista. Io mi ricordo che da bambino vedevo al mare questo mio grande cugino nuotare da quel rettangolo galleggiante che chiamavamo boa, ancorato qualche decina di metri in mare, davanti allo stabilimento balneare Vittoria, nuotare verso l'analoga boa dello stabilimento balneare confinante Bani America. Filava come un natante, come uno squalo, avanti indietro battendo il suo crollo. Nella mia proiezione fantastica, il suo passaggio spiaggiato. La mia era una percezione mista, orgoglio per la parentela con l'atleta e dolore dietro lo sterno, dietro la fronte e in gola per quelle frasi di mia madre che guardava la mia coscia poco muscolosa e domandava al cielo perché, perché, perché io non ero come lui. Di lui parlavamo al ristorante di pesce sul 45esimo parallelo nord del nostro pianeta. Lei, la sorella, e io, e mi diceva che sì l'atleta, che sì l'agonista, ma quando poi il mare cresce, si gonfia e muggisce, quando tutto il concetto e la fisiologia nutriti in piscina venivano esposti alla prova naturale, quanto fragile, quanto sconcertato e impossibilitato ad aver paura era poi davvero indifeso. Come la donna che va nei bar, come anch'io, cercando di ricordare qualcosa di noi. Così lui cominciò a bere. Iniziò normalmente fino a regredire verso il mattino presto, l'ora del primo bicchiere. Lavorava, orari antelucani, dato il mestiere. E nel bar aprì. E nel bar aprì. E nel bar aprì. E nel bar aprì. Forza fisica ne aveva più di tutti, forse edificata attorno a un velo mobile e sfuggente. L'alcol serve a irrobustire quel velo o a disciogliere la forza. Devono il velo e la forza trovare un compromesso, un punto di armonia. Sembra che non possa esserci altra via, altra direzione. E poi, però... per i cazzi miei, solo che ho perduto ormai il senso dei cazzi miei e anche il senso dei cazzi miei, che si trovano incagliati in un traffico in cartone.
scartocciato per via del mio cazzo di camion abbandonato sbie, non so dove. Ora sua sorella mi ha mandato con WhatsApp una foto di lui, primo piano, divisa militare, e lui mi guarda, io lo ricordo. Era il maggiore, nuotava come uno squalo. Per quanti anni non l'ho visto, dove era andato a farsi disintossicare. E poi ci eravamo di nuovo incontrati, ci eravamo dati i rispettivi numeri di cellulare. Vediamoci, quante cose da raccontare. Lo chiamo oggi, lo chiamo domani, così è andata. Con una macchina che esce dalla strada. Ho questa foto e vedo nei suoi occhi e nel disegno non occidentale delle labbra definirsi quello che da ragazzo confusamente o forse assai precisamente sapevo. Una mitezza estrema, una furia dolente. Chi, che cosa, come e quando l'onda salata aveva valicato la sua linea disegnata. Quale oltraggio aveva penetrato la sua ipotetica, pacifica palizzata. Cosa aveva lasciato in lui l'onda schiumata una volta che si era ritirata. Tra tutte le cose viste, va anche detto che vedo, dal picco della mia balconata, se mi sporco e guardo in basso, me bambino. Io vedo me bambino. Laggiù sul terreno, come un punto, più piccolo del leone marino sulla spiaggia, un bambino su un terreno uniforme, senza nulla intorno, come una spiaggia senza mare, senza colori, come una tavola che si perde in una luce nera. Il bambino sta fermo, tiene la posizione. Vedo da qui sopra che si contrae, come per resistere a un vento che lo vuole sradicare, come per anticipare un'onda che lo vuole demolire.
Il suo peso specifico aumenta. Appare come una bitta piantata nel terreno, come un paracarro di cemento, una nera incudine di acciaio. Nel suo spaesamento sta fisso come un piccolo tarchiato menhir. Da ogni parte può giungere un attacco. Da qui sopra mi sembra di vedere che il territorio in cui continua a nascere ha un punto di sorgente da cui soffia un vento verso fuori, verso lo spazio esterno. E lui è spaesato e cerca questo punto da qualche parte, d'intorno, nel dubbio che non sia all'interno di sé. Invece il punto senza dimensioni non può essere da qualche parte, in quella landa che sotto il cielo nero splende alla luce bianca di una invisibile luna. Per raggiungere quel punto deve usare la fantasia. Guardare da qualche parte e vedersi, pensarsi come un luogo dentro cui da un punto segreto continuamente lui rinasce. Niente attorno è un bastione, niente è un molo, una fortificazione, solo dentro ribadisce e costruisce e segna un altro segno con le sue pacifiche palizzate. E fantasticando, quel bambino ritrova nelle sue mani un piccolo cartoncino di Natale che aveva scartato da una busta nella sua piccola camera una sera. Uno di quelli che si aprono e dentro si scrive auguri, eccetera. In quel cartoncino appare una specie di movimento e lui lo affianca come accordandosi tanti, ma tanti anni fa. Sul cartoncino c'è una scena invernale con neve bianca, tanta, con una slitta, alcune figure che passano in un bosco. Anche nel cartoncino è notte. E spruzzata sulla superficie del cartoncino c'è una sabbiolina argentata. Non è neve, ma brilla a seconda di come incide la luce. Minuscoli specchietti. Brilla come il cristallo di neve brilla. C'è una casetta. Finestre illuminate. È tanto concentrata e prepotente è la fantasia del bambino che la scena si mette in movimento. La neve fiocca lentamente, le luci della casa vibrano, si muovono le figure, ne arrivano altre, cominciano a sentirsi dei suoni. Le slitte slittano. Il bosco ondeggia. Si piegano gli abeti e i larici. Animali lasciano impronte nel sottobosco. La notte è gelida, ma il respiro del bosco è fresco. Il calore della casa è certo. Sale un fumo dal camino sul suo tetto. Nella scena il bambino è accolto e ne fa parte. Per andarci non ha dovuto abbandonare la posizione che presidiava impietrito. Una leggera e dolce vibrazione permea ogni cosa nella scena, permea la scena e permea lui. Tutto il brillare dei cristalli è una gioia. Nessuna cosa è ferma, ma niente irrompe. Niente si scontra e quindi niente si frantuma. Nulla viene strappato, nulla piegato, nulla soffocato. È come un fiore che si illumina sbocciando e ha più petali di una rosa. Poi anche la fantasia si riposa. E passeranno anni prima che il ricordo di questa trasfigurazione ritorni in mente a lui, a me. Era svanito il cartoncino, la scena era passata. Ora che è ritornata, vedo la direzione di quella fantasia che ha investito il pezzo di carta disegnato, lo ha trasfigurato
fino a un punto di luce tale che la scena potesse essere ricordata come un fatto reale e come tale anche dimenticata. Così, sul mondo, noi lanciamo talvolta immagini da un nostro interno proiettore. Filtra oltre le nostre pacifiche permeabili palizzate una forza che talvolta non è rancore, non è orrore, e va a incontrare cose ferme e soffia loro intorno un vento che a poco dona loro un movimento sereno. Non le scompiglia, le profuma, arreda stanze vuote e piene di echi, apre finestre, toglie ragnatele, una forza che soffia accordando le corde. E forse questo, che ha a che fare sicuramente con il nostro territorio segreto e midollare, forse ha a che fare anche con qualcosa che nella nostra bella lingua chiamiamo anima. È per lei che esistono in giro le piazze dedicate a Pitagora, in cui stasera, il 25 dicembre del 2016, dormono insieme i tigli e le puttane.